Ciao e benvenuti sul canale. Oggi parliamo di lettura digitale. È un video così molto di chiacchiere, introduttivo e principalmente vi parlo della mia esperienza. Io, come molti di voi probabilmente che state guardando questo video, sono stata una cerima nemica della lettura in digitale, degli e-reader. Questo perché avevo tutta una serie di convinzioni completamente sbagliate, molto superficiali sull'argomento e sebbene io abbia studiato per anni e studi ancora i libri e la vita dei libri, la vita delle biblioteche, insomma, anche la digitalizzazione, insomma, ho studiato anche quello. Ero comunque convinta che non fosse una cosa positiva la digitalizzazione in sé e il leggere i libri in digitale. Niente di più sbagliato. Mi sono avvicinata a questo mondo, ho cambiato completamente idea, proprio grazie agli studi, all'università. Ad un certo punto mi sono trovata con la necessità di portare queste fotocopie dietro continuamente, erano diventate davvero tante, spesso le avevo perse, dovevo stampare continuamente dei fogli e la cosa mi stava un po' scocciando. All'inizio avevo pensato che il tablet potesse essere una soluzione, e in realtà mi sono resa conto poi documentandomi che un e-reader avrebbe fatto di più al caso mio. Così ho preso in prestito e ce l'ho ancora quello di mio zio che non lo usava e ho cominciato a infilare lì, ho inserito centinaia e centinaia di pagine, di articoli, di fotocopie, di dispense che mi venivano dal mondo universitario e quindi ho cominciato un pochino in questo modo. Quando poi sono rimasta incinta lo scorso anno andavo a fare appunto lezione, frequentavo e le borse sono diventate veramente per me un problema, erano pesanti, non ce la facevo. Quindi ho deciso di inserire quanto materiale possibile nelle reader, quindi anche qualche testo di quelli che usavo, insomma, e questo anche mi ha spinto ulteriormente a convincermi che probabilmente anche leggere dei romanzi sulle reader non era male. Tant'è che appunto ho cominciato a mettere qualche titolo e non portavo più dietro nemmeno i libri e leggevo lì sopra e per me è stata proprio una scoperta perché ho cominciato a leggere di più. Ho cominciato a leggere di più perché l'e-reader me lo porto sempre dietro, me lo portavo sempre dietro e potevo leggere in qualunque momento, in qualunque luogo, ad esempio quando facevo la fila per le analisi, anche se spesso ero in piedi, non avevo il problema di infilarlo velocemente in borsa che si rovinava, era leggero e avevo tutto qui, quindi potevo sia leggere per divertimento sia studiare. Quindi per me lo scorso anno soprattutto ha segnato completamente la svolta. E in più poi a casa avevo altri libri da leggere, libri in formato cartaceo. E ho cominciato a fare una cosa che non facevo, cioè leggere due libri contemporaneamente. E all'inizio pensavo che la cosa mi sarebbe stata un po' pesante, poi in realtà non è stato così. Mi aiuta moltissimo anche a leggere a letto di notte, perché ovviamente io sono sposata e la notte c'è mio marito con me in casa e leggere a letto era diventato veramente impossibile perché lui giustamente era infastidito dalla lucina. Io riesco a leggere anche ore e ore e ore per tutta la notte, quindi poteva essere un problema per lui. Non solo, adesso che ho il bimbo, ma in particolar modo i primi mesi, mi ha aiutato moltissimo a non perdere l'abitudine della lettura, in quanto spesso appunto allattando io avevo il bimbo in braccio e leggere con una sola mano, tenendo solo questo leggerissimo dispositivo, era veramente comodo, lo è tuttora, ma insomma all'inizio è stato ancora di più. La lettura in digitale da molti è vista in maniera negativa per dei motivi secondo me banali, che erano poi i motivi che portavo io, cioè il valore della carta, il valore dell'oggetto libro, il profumo, il ricordo, quello che trasmette proprio l'oggetto. In realtà poi non è così, perché quando stai leggendo un buon libro lo stai leggendo punto e basta. Vero è che non si può, secondo me, leggere un libro sul cellulare o come non lo si può leggere sul tablet, perché proprio la qualità di lettura è differente. Questo poi ne parleremo più avanti quando parleremo nello specifico del mio lettore e-reader e comunque degli e-reader in generale, ma vi dico già, se non lo sapete, che la luce del computer vi viene proprio direttamente, vi illumina direttamente il viso perché appunto lo schermo è retroilluminato. In questo caso, nel caso degli e-reader, non sono retroilluminati, le lucine sono di solito
o mi sembra in basso se non sbaglio, comunque praticamente sono perpendicolari alla pagina. Questo fa sì che la vostra vista non si affatichi. E inoltre potete regolare tranquillamente l'illuminazione. Altra cosa fantastica secondo me è il fatto di leggere senza nessuna interruzione. Io avevo provato in passato a leggere sempre per quanto riguarda l'università degli articoli, delle dispense, anche degli estratti di libro dal PC, però mi diventava impossibile poi studiare perché ti distrai con Facebook, ti distrai con YouTube, non era il massimo, diciamo la verità, proprio a livello di concentrazione. L'e-reader secondo me è una cosa fantastica e è anche una cosa a cui ci dobbiamo rassegnare. Anche qui vorrei approfondirlo poi più in là come argomento, però vorrei già dire che il fatto che l'editoria stia cambiando, che anche il mondo proprio dei lettori si stia digitalizzando sempre di più, anche gli autori pubblicano ormai molto più in digitale, ci sono autori che pubblicano solo in digitale. È proprio un segno dei tempi, cioè parliamoci chiaro, quando c'è stata l'introduzione della stampa, si veniva da un mondo in cui si era abituati a scrivere solo ed esclusivamente a mano e il cambiamento è stato enorme e c'è chi dava ovviamente un valore maggiore al lavoro di un libro scritto di proprio pugno e un libro stampato, questo è vero, però secoli e secoli di storia di libro e di editoria a stampa ci hanno dimostrato quanto poi in realtà il valore intrinseco di un'opera sia abbastanza svincolato poi effettivamente dall'oggetto libro in sé. Vi ripeto, questo è un argomento che poi tratteremo in un altro video, però ci tenevo a sottolineare questo concetto, nel senso che sicuramente in un futuro ci ritroveremo a leggere di più in digitale, è scontato. Ad oggi mi sembra un po' prematuro dire che il libro a stampa sparirà totalmente. Io non la penso così, ho tutta una mia idea, insomma, su questa cosa. Credo e sono sicura perché già sta avvenendo questo cambiamento che cambierà molto, ad esempio, la fruizione. Anche a livello di biblioteche, ci saranno le biblioteche, quelle a livello conservativo, continueranno ad avere quel tipo di vita, quindi avranno comunque come scopo il conservare un oggetto libro. Ma le biblioteche di fruizione, quindi la classica biblioteca del consorzio, della regione, insomma, dove voi andate a prendere il vostro libro, quella cambierà completamente volto e lo sta già cambiando. Ed è un bene, non è un male. Io credo che attualmente leggere un libro in formato e-reader e leggere un libro in formato a stampa, scusate, però al contrario, non faccia granché la differenza. Anzi, ripeto, in alcuni casi può essere molto molto positivo perché io so personalmente di tante persone che non si approcciavano, ad esempio, alla lettura di libri molto corposi perché avevano difficoltà a portarseli dietro, essendo magari pendolari, lavoratori, e con l'e-reader invece hanno avuto l'opportunità di fare questo salto di qualità anche letterario e leggere cose anche più interessanti, se vogliamo, e di poter avere una scelta maggiore proprio appunto anche grazie a questo. Io penso che sia un'esperienza la lettura digitale che tutti dovrebbero fare, di non lasciarsi ingabbiare proprio dall'idea del libro, dall'idea della carta e di fidarvi anche un pochettino del vostro gusto di lettori, perché credetemi, se scegliete un libro molto bello, se scegliete un autore che amate, continuerete ad amarlo anche in digitale, c'è poco da fare. Io ve lo consiglio, vi consiglio di provare. Vi consiglio di non fossilizzarvi appunto sulla lettura vista semplicemente come un feticismo, perché poi per molti in realtà è così, e di provare, documentatevi un po', vedete se comunque c'è un e-reader che può fare per voi. Nulla, questo appunto era un video solo per parlare della mia esperienza, della mia opinione, di come io mi sono trovata. Io sono felice di aver fatto questo cambiamento, sono contenta di essere una lettrice anche 2.0 e quindi non solo una lettrice della carta e nulla, lo consiglio a tutti. Poi
Nel prossimo video andremo a parlare di cose un pochino più specifiche, magari di cose che possono risultare per qualcuno anche un pochino noiose. Cercherò di essere sempre leggera e di essere comunque più esplicativa possibile. Mi ci vorrà un po' perché lo sto preparando, sto leggendo alcune cose perché mi va di darvi tutta una serie di informazioni. Nulla. Spero che seguirete il prossimo video e spero che magari anche con il prossimo video riceverete quell'input in più per passare anche alla lettura digitale, quindi non solo alla lettura, digitale.